quarta edizione del Festival della Cultura Angolana, del primo festival italiano della cultura angolana, qui a Terni. Le novità di quest'anno sono che abbiamo un cast artistico ancora più grande e abbiamo introdotto delle novità, diciamo, per quanto riguarda anche la distribuzione degli eventi nei vari posti della città, nei vari locali della città. E avremo dei rappresentanti che parleranno dei vari aspetti culturali, degli usi e costumi del popolo angolano, diciamo. Diciamo, è un festival che gira intorno alla danza, ma non solo. Diciamo, la danza kizomba è la danza quella più che oggigiorno tutto il mondo conosce, quindi diciamo il prodotto angolano più conosciuto nel mondo. E noi, tramite questo prodotto, vogliamo far conoscere un po' tutti quegli altri aspetti che invece magari o perché le persone non hanno la possibilità, non hanno avuto la possibilità di conoscerli, invece di portarlo un po' a tutto il pubblico amante di questi del folklore, della danza, della musica. Quindi diciamo che noi facciamo leva del movimento, della popolarità della kizomba, per presentare anche balli più sconosciuti. Balli più sconosciuti, canzoni più sconosciute, usanze meno comuni, ecco qua. Quindi vogliamo far vedere alla gente tutto ciò che non arriva facilmente. Quello che è sempre mancato, diciamo, è la risposta del territorio nelle precedenti edizioni, che quest'anno pare che qualcosa si sia mossa, qualcuno comincia a affacciarci, e questo non può che farci piacere, anche perché per noi Terni, non solo per noi, ma per molti Terni, è considerata un po' la culla della kizomba in Italia, della cultura angolana in Italia. Molti non lo sanno, però è da Terni dove è partito tutto, e noi vogliamo che questa cosa rimanga e che i ternani si sentano un po' orgogliosi di questo primato.